Buongiorno, lunedì soleggiato per adesso, una colazione doverosa a base di spremuta, banana, mela e arancia. Avrei anche uno yogurt, però poi diventa un po' troppa roba forse. Va bene, io adesso come al solito ragazzi un po' di chilling, un po' di YouTube, me la piazzo bene e poi mi preparo e parto. Si va al lavoro 8 e 12. Spero di non beccare traffico, incidenti vari, miserie. Insomma, voglio andare tranquillo, senza pensarci, e che Dio me la mandi buona. Oggi è appunto lunedì, e lunedì significa solo giornata infernale, perché in media faccio 11 ore di lavoro davanti a un computer, 11-12 ore, e quindi. E quindi niente ragazzi, proviamo a vivercela bene, ma sarà molto pesante. Ah, tra l'altro oggi c'è una mia amica che si laurea, cioè dalla discussione, quindi a una certa stasera quando uscirò, uscirò appunto per congratularmi e quant'altro, cioè devo uscire, devo farmi una passeggiata, qualcosa. Dipende anche dal tempo, se diluvia ovviamente sarà più difficile andare a piedi, però le premesse sono queste. Io adesso finirò di lavorare, arriverò a casa per le 6. Il tempo di scaricare le clips per il canale YouTube americano che devo editare video settimanalmente, come voi ben sapete. E sono le 6 e mezza, poi ci aggiungi 2 ore e mezza di lavoro, in media, a volte poco meno, a volte un po' di più. E sono le 9 e il tempo di mangiare qualcosa, mannaggia, non ho messo a scongelare niente. Vabbè, sono le tre per mangiare, metti che siano le 10 e alle 10 esco. Lunedì è così, ragazzi, lunedì è così. Oggi a pranzo ci siamo mangiati, siamo andati nel ristorante, chiaramente come al solito, e mi sono mangiato una cotoletta di pollo con patate. Di secondo, di primo c'era tipo della pasta così, ma non avevo voglia, sinceramente, allora mi sono preso un'insalata con insomma rucola, carote, pomodori e cosa c'è? Anche lattuga e ovviamente un po' di mozzarella molto estiva. Quindi fantastico, si è sani perché stasera dobbiamo andare a sanare e il poco tempo a disposizione, diciamo. Che avrò perché adesso devo tornare a casa, iniziare a scaricare tutte le clips e per il canale YouTube americano iniziare a lavorare, finire il prima possibile perché poi devo uscire a andare a salutare, a festeggiare che una mia amica insomma ha fatto la laurea e quant'altro. E non sarà la festa di laurea, però insomma un aperitivo conviviale, diciamo. Detto questo, mi è arrivata la notifica da parte di Amazon che la nuova videocamera è già arrivata a casa, quindi appena arrivo a casa la proviamo subito. Proviamo anche il microfonino, il grandangolo e tutti gli accrocchi, insomma, super carini e comodi. E poi devo preparare questa qua che domani la spedisco indietro. Quindi tutto si è risolto nel migliore dei modi, essenzialmente. E domani, come oramai di tradizione il martedì, ci facciamo la pizza al lavoro. Cioè, andiamo a ordinare la pizza e visto che mi sono detto, come vi ho già preannunciato, il piano di provare tutte le pizze di quel ristorante, per adesso sono a 4 e pian piano inizieremo a toglierle. Domani vediamo, magari mi prendo una cosa semplice, tipo tonno e cipolla o non so, salamino piccante o insomma un po' da vedere. Da vedere. Per il resto questi occhiali mi stanno piacendo, cioè sono classici, normalissimi, solo che mi stringono un pochino qua sul lato, quindi o mi devo abituare o gli occhiali si devono abituare a me, spero. Cioè è un po' stretto, mi sento che mi fa male dietro l'orecchio. Forse sono troppo piccoli, però cioè, la misura era quella. Cioè la taglia unica. Qua il Mercedes Classe S non vuole andare, ovviamente va quando sta per passare un furgone. Boh, andiamo. Olè. Si torna a casa, ragazzi. Si torna a casa. Io già so già che sta settimana probabilmente non riuscirò ad andare in palestra. Perché oggi o questo è impossibile, a meno che non vada stasera, tipo le 10 di sera, ma non lo so.
Poi stasera, domani sono appunto sul lago a provare quell'esperienza. È finito il lago, c'era mia amica che mi ha chiesto di andare a casa sua perché viene un amico americano e lei non sa parlare inglese, o meglio non sa benissimo l'inglese, quindi devo andare un po' a dialogare. Poi mercoledì invece appunto c'è primo aperitivo, poi seratina bingo, andiamo a giocare a bingo, ci spacchiamo. Giovedì c'è il sushi. Venerdì, ora come ora non ho piani, ma saranno già presi dall'editing settimanale di tutti questi video. E questo è venerdì. Sabato è impossibile, perché sabato la mattina devo andare a arbitrare, fare questo volontariato, come vi dicevo settimana scorsa, per questi ragazzi che sono un gruppo di ragazzi in una comunità immigrati, e serve l'arbitro di calcio, che sono io. Finito quello, la sera ci sono gli europei e in teoria andiamo a guardarceli in un forte, e per un forte austriaco organizzata questa esperienza da un mio amico che mi ha chiesto se vi posso fare qualche scatto, qualche fotina, quindi faccio sto favore. E poi domenica c'è il Pride a Verona, quindi anche lì penso la mattina di essere libero, ma dovrò sicuramente editare i video dei giorni precedenti perché non avrò tempo di fare tutto questo. E poi c'è il Pride il pomeriggio, quindi pomeriggio sera si va quello. Non capisco perché non l'abbiamo fatto sabato, anche perché la gente il giorno dopo lavora, quindi non ci si può spaccare neanche. Però ragazzi, va così, va così questa volta. Quindi ecco, è lunedì e so già che sarà una settimana infernale. Arrivata Santa Lucia, e adesso la proviamo subito, vediamo se c'è tutto. Sempre veloci quelli di Amazon, sempre una garanzia. Speriamo che sia aggiustata. Eccola qua la piccolina, eccola qua. Ho appena generato un Elon Musk che non è per niente interessato. Fammi scegliere qual è quella dove sembra meno interessato. Dai, questa qua. Mi sto abbastanza divertendo a editare. Abbastanza divertendo. Comunque ragazzi, io stasera mi faccio da mangiare le alette piccanti come lunedì scorso, perché la giornata è impegnativa, non voglio stare lì a dover pensare anche al cibo, a dover fare il cibo, insomma. Quindi cosa succede? E adesso io sto facendo le alette di pollo più un tipo delle patate tedesche strane, non sono proprio patate, però sono tipo patate fritte, ma non a forma di cerchio, vabbè, non mi ricordo il nome. Adesso il problema è che io devo trovare dei pezzettini della videocamera che domani devo consegnare al postino, e se non li trovo sono fregato. Quindi spero che la dea bendata in questo momento mi dia una mano, perché li ho sempre avuti, ma giusto adesso chiaramente non li trovo. Sto parlando del tripiedino, quello che va sotto la videocamera, questo qua non lo trovo, questo è di quella nuova, io sto cercando quella vecchia. Deve saltare fuori, io tra esattamente un'ora devo essere in centro dalla mia amica, quindi adesso sistemo, mangio, nel giro di mezz'ora, 40 minuti penso di aver mangiato, circa. E poi parto, mi vado a fare una passeggiata, almeno faccio un pochino di attività fisica. In caso mal che vada do il pezzettino nuovo, e quando troverò quello vecchio mi troverò quello vecchio chiaramente. E l'ho trovato, era in macchina, solo che c'è un problema. All'inizio dei vlog avevo collegato questo crocchietto laterale su appunto l'adattatore, perché ci dovevo collegare il microfono esterno, no? Solo che adesso è incollato e quindi io mi sa che mi tengo questo e quello nuovo glielo do indietro. E poi in tutto questo, tipo, io mi ero comprato questo tripiedino che è molto simile a quello della DJI incluso, solo che al tatto questo qua sembra di qualità un pochino superiore. Alla fine ragazzi, ecco qua le alette di pollo con queste specie di patate fritte, cose che non so come si chiamano, ma va bene lo stesso. Niente, io adesso vi saluto perché tra poco esco, ma non mi porto a videocamera, non penso, anche perché vado in motorino, quindi non ho molto da chiacchierare.
Noi ci vediamo domani, ricordatevi assolutamente, iscrivetevi al canale, commentate, numerosi e attivate la campanella, mi raccomando, a voi non costa niente, ma a me fa tutta la differenza, considerando che io questo non ci guadagno niente, anzi come vedete continuo a spendere soldi, è più il supporto che mi date che mi fa andare avanti, mica altro, quella è la currency del momento. Grazie ragazzi, ci aggiorniamo.